Adriese a sé che segue i Nomadi. L'altro che? E stasera goi ombrea. Perché a Corte Peneas una sgiacchettata di piova. A Ferrara anche. E dice non c'è due senza tre stasera goi ombrea. Ti mettiamo un po' i sottotitoli? Sì! Ciao! Allora, provincia di Ferrara, ferrarese, cosa ci fai qua a vedere i Nomadi? Sempre! Quanti concerti ti sei vista? 3 o 4 da allora. La canzone, secondo me, che a te piace di più, che sei una romantica inguaribile, è... Ma... Qual è la tua preferita? Sono emozionata adesso, non mi viene... Crescerai? Bella, bella, crescerai. Vagabondo, al solito. Anche per te, Nomadi Forever. Eh? Nomadi Forever. Veramente. Scusa, Portoviro è qui. Puoi contare in atti, eh? 40 anni che segue i Nomadi. Allora, lui è Beppino, tanto ti faccio un inciso. Ha appena fatto un concerto con molte canzoni dei Nomadi. 10 canzoni. 8 canzoni fanno. E loro sono i loro fan. Sono sua moglie. Allora, gruppo di famiglie non interno, Radio Diva, Maurizio. Presente, sempre presente. Ma tu, oltre che essere un responsabile di una radio importantissima a livello nazionale. Giustamente. Sei anche uno degli appassionati dei Nomadi. Soprattutto di loro. Soprattutto dei Nomadi. Allora, tu ci dicevi che, a parte che abbiamo scoperto che è una filosofia essere fan dei Nomadi, c'hanno un'umanità che altri gruppi sicuramente non hanno. Ovviamente, nessuno l'ha. Quell'umanità lì, nessuno. Senti come si fa trasportare. È un'emozione troppo grande questa. Ciao Maurizio, ciao Leandro. La bella signora e il cognato. Grazie, ciao. Sempre fan dei Nomadi. Sempre grande, sempre. Allora continua la nostra carrellata di gente amante dei Nomadi. Tu ci dicevi che? Io sono nato a Bosco Mesolo e mi chiamo Luciano. Ho abitato 15 anni a Guastalla, alla Reggio Emilia, e ho avuto il piacere di conoscere Augusto e anche proprio da amico, Carletti, ho lavorato con un suo cugino per 4 anni e così. I ragazzi che io ci vado sempre a vederli, insomma, perché è un pezzo della mia gioventù, diciamo. Ciao, grazie. Abitante di Goro, ciao, come stai? Bene, bene. Allora, tra una vongola e l'altra, che canzone ti ascolti dei Nomadi? Io Vagabondo. Ce la canti? Cosa? Ce la canti? No. Lei sa fare. Però è bravo, bravo, bravissimo.